Ora voltiamo pagina, parliamo di una berlina sportiva, la GT Line, che è un allestimento trasversale di casa Peugeot. In questo caso, nel servizio che vedremo, è stato applicato alla 308, ma può essere applicato anche ad altri modelli del marchio francese. Noi vediamo appunto questo servizio con la sportiva 308 GT Line con la voce di Lilia Marcucci. GT Line è un allestimento trasversale all'intera gamma Peugeot, disponibile per 208, 308, 308 SV, 508 SV, 2008, 3008 e 5008. È pensato per quella parte della clientela attratta dalla forte caratterizzazione delle versioni sportive GT del Leone, per quanto riguarda equipaggiamenti e finiture, ma che cerca motorizzazioni certamente brillanti, ma con consumi bassi e con emissioni contenute. 308 GT Line ne è l'esempio più significativo. Ripropone infatti diversi componenti della 308 GT, a partire dalla calandra specifica, dal doppio terminale di scarico, dal diffusore, dai cerchi diamantati da 18 pollici diamante offerti come opzione. Per quanto riguarda i motori, Peugeot 308 GT Line invece è disponibile con il benzina Pure Tech Turbo 130 Stop and Start e con il diesel Blue HDI 120 Stop and Start e Blue HDI 150 Stop and Start. I tre propulsori possono essere abbinati al cambio automatico EAT6. 308 GT Line, la cui personalità è ribadita dall'apposita firma su calandra, portellone, passaruote anteriori, utilizza ampiamente la tecnologia full LED per i proiettori alto di gamma, per gli indicatori di direzione sequenziali, per i nuovi fendinebbia. In totale, compresi i gruppi luminosi posteriori, la vettura ha ben 142 LED. Nell'abitacolo, le impunture rosse a vista decisamente sportive caratterizzano i sedili rivestiti in teppa alcantara, il volante specifico in pelle pieno fiore traforata, i pannelli delle porte, la plancia e la cuffia della leva del cambio. L'ambiente sportivo e alto di gamma dei 308 GT Line è completato dal touchscreen che adotta il tema Red Line, dal cielo e dai montanti antracite, dalle soglie porta in acciaio inox e dalla pedaliera in alluminio. E a proposito di Lidia Marcucci, che voi avete sentito in questo servizio, la salutiamo da qui, dalla redazione di Electric Motor News, perché purtroppo ha avuto un brutto incidente, è caduta, si è rotta il polso, però comunque non si è tirata indietro a fare l'audio, come avete sentito. Ma da qui, dai nostri studi, è che mandiamo gli auguri di una pronta guarigione a Lidia e al suo polso.